Mister, un punto importante comunque contro una Re Canatese ben organizzata. Oggi si è visto comunque un Giulianova diverso rispetto alla gara ad esempio interna contro il Forlì. Vabbè, io sono uno che sta sempre zitto, non mi piace polemizzare. Io questa squadra l'ho potuta allenare pochissimo, avevo individuato degli errori che ci ho messo anche troppo tempo per correggerli, oggi si sono visti, tranne quel contropiede che a momenti entro in campo perché non doveva succedere, che è uno dei limiti più grandi che ha questa squadra qua. Il difendersi mentre attacca. Poi niente, mi è dispiaciuto un po' leggere in giro che io avevo avuto la squadra in forma per tutta la settimana e questo mi ha dato un po' di fastidio, perché qua bisogna essere uniti tutti per raggiungere gli obiettivi. Quando io leggo che ho avuto la squadra in forma, io oggi vi racconto che è una settimana che ho tutto lo spogliatoio con la febbre. Questi ragazzi, la gente lo deve sapere, che questi ragazzi danno l'anima per la causa, perché si sono allenati tutti con la febbre, tutti, una roba che io non avevo mai visto in 30 anni che faccio calcio. Quindi io le faccio un plauso ai miei ragazzi, e se continuano con questa attenzione qua sicuramente gli obiettivi li raggiungeranno. Mister, Napolano dinanzi alla difesa oggi è piaciuto, sarà una soluzione che verrà adottata anche in futuro? Ma io è un mese che sto qua, ho allenato la squadra una settimana, io è normale che devo trovare gli equilibri, una squadra che giocava in un modo diverso da come vedo il calcio io, quindi sto cercando di fare quadrate, di trovare gli equilibri. Quando ti mancano i giocatori, quando una volta hai degli infortunati, l'espulsione l'abbiamo pagata cara, e piano piano a me mi interessa l'atteggiamento dei ragazzi, poi il resto viene di conseguenza. Ecco, Tozzi Borsoi non è stato servito come in passato con lanci lunghi, questa volta la palla è stata giocata a terra. No, ma l'abbiamo preparata in questo modo la partita, visto che il campo, quando più asciutto è più impossibile quasi giocare palla, perché il campo è in condizioni disastrate, quindi abbiamo provato a tenere le punte strette, quindi qualcosina potevamo fare meglio sicuramente. Lei lo sapeva, lo aveva detto, questo è un campionato difficile, ci sarà da lottare sino all'ultima giornata. Ma io dal primo giorno che sono arrivato qua ho detto che qua raggiungere l'obiettivo non sarebbe stato semplice, però ce la metteremo tutta, un passo alla volta, cercando di recuperare tutti il meno possibile, perché io so le condizioni che hanno i giocatori, non dico mai niente, però vi posso assicurare che ci sono dei giocatori che vanno recuperati perché non stanno bene, in più ci si è messo questo virus di mezzo che sicuramente ha abbassato ancora di più le difese dei ragazzi, quindi niente, ci si lavora da martedì e prepariamoci al meglio per i prossimi impegni, che sono tanti. Mister, com'è stato il ritorno a Giulianova? È sempre emozionante, perché si rivive un po' quegli anni lì, quegli anni di calcio vero, però purtroppo la realtà in questo momento è diversa per tutti, però insomma sono sempre ricordi belli. È stata una bella partita oggi comunque qui al Fadini, due squadre che hanno giocato un po' a viso aperto, sicuramente qualche occasione in più per la Re Canatese. Ma io penso di sì, ma purtroppo è un trend che nelle ultime 6 o 7 partite creiamo tante occasioni e non finalizziamo. Purtroppo questo bisogna saperlo accettare, perché sono comunque errori di giocatori che in passato ci hanno dato tante soddisfazioni. Sono convinto che ritorneremo a segnare, però dispiace, perché meritavamo tanto, non solo oggi ma in tutto questo campionato. Siamo stati all'altezza, abbiamo creato, abbiamo giocato, perciò l'unica soddisfazione è questa, e bisogna comunque guardare avanti consapevoli che poi alla fine magari i risultati che uno vuole poi arriveranno, magari anche nei momenti più delicati. Ecco mister, la Re Canatese è stata forse l'unica squadra che ha spaventato il Cesena in questo torneo. Ma sì, abbiamo vinto, era già un campionato fa diciamo, perché è passato tanto tempo, però insomma è una squadra, la mia, che è propositiva, che cerca di giocare al calcio, crea le occasioni, a volte quando queste occasioni vengono finalizzate le partite per lo più si vincono. È capitato tante volte invece che questo non succede, però rimane comunque il fatto che è una squadra propositiva, ecco, l'atteggiamento, la voglia di vincere, la ricerca della vittoria è predominante, anche se oggi era una partita ostica, difficile anche per le condizioni del campo. Venivamo con 2 o 3 assenze importanti, che per noi significa tanto, però insomma chi ha giocato è stato all'altezza, si è impegnato. Per un allenatore in fondo, quando vede i giocatori, la squadra che gioca da squadra, vede i giocatori che si impegnano,
penso che sia confortato da questo, insomma accontentiamoci in questo momento, anche se c'è tanto rammarico per quello che non stiamo raccogliendo.